Buongiorno amici e cari amici di YouTube, benvenuto nel mio canale. Oggi abbiamo comprato di nuovo un altro telefono, l'abbiamo comprato da Amazon e siccome ero molto eccitato, non vedevo l'ora di aprire, di testare o di provare questo telefono, l'avevo già aperto, ma ve lo faccio vedere comunque appena lo aprite dalla scatola. Quindi da Amazon, la scatola di Amazon e la scatola del telefono stesso è così, della Xiaomi, Redmi. Ok, questo è la Redmi Note 8. Quindi appena lo aprite, io l'avevo già aperto come vi ho detto e vi arriva con un case di silicone. È molto bello, lo schermo è molto... come posso dire, molto bello, scivoloso, come un, ricorda bene il lo schermo del Corning Gorilla quando era appena uscita, la sensazione della Corning Gorilla confronto allo schermo tradizionale. E dietro abbiamo quattro camere: camera normale 48 megapixel, camera per di wide angle, e qua sarebbe la camera per avere bokeh alle foto e video, e questo è un macro camera. Qua abbiamo un lettore di impronte digitale e lì il flash. E quindi questo lo togliamo solo un attimo per ora, mettiamo da parte le scatole. No, prima vediamo gli accessori. Sono c'è quello a fare per togliere la SIM o il contenitore della SIM. Qua abbiamo i cavi e il cavo, cioè cavo, perché è solo uno, un cavo di tipo C, type C, e un caricabatteria di 5 volts e 2.0 ampere. Vedete? Non so se si vede, ecco. E dentro abbiamo i manuali. Vedete i manuali, nel caso vi servisse o servissero. Quindi mettiamo da parte questi e andiamo a vedere il telefono. Il telefono, come apparenza, è molto bello, molto... sembra quasi un iPhone, ma abbastanza maneggevole. Non mi piacciono tanto quei telefoni grossi che sì hanno uno schermo più grande, però sono difficili da usare. Come vedi, con un telefono così ti riesce ancora non so, arrivare lì e maneggiare il telefono. E apriamolo, vediamo che sì è abbastanza fast response, oppure che è molto molto fluido. E come vedete, appena lo aprite ha questa apparenza, e se scorrete di là esce la fotocamera. E già che ci siamo, vediamo la fotocamera, che è secondo me la cosa molto molto bella di questo telefono, perché ne ha quattro camere invece di uno o due o tre, ne ha quattro. Quindi appena lo apriamo, così, foto 48 metri, metri, millimetri, megapixel, non so neanche cosa vuol dire MP, oltre HD, insomma. Come vedete di là, portrait e modalità notte, panorama, pro,
sarebbe, non so, aggiustare ISO e autofocus e tutto, sarebbe, è come avere un lente manuale o settaggio della fotocamera in modalità manuale. Panoramica, può anche fare le foto o video in modalità panoramica e modalità short video, che sarebbe un video corto, può fare dei video corto, slow motion, e questa è una bellissima caratteristica di questo telefono. Come vedete lì ha 120 frames per secondo, ossia quante immagini, 120 immagini al secondo. Già con 60 immagini al secondo riesce a fare un bel video molto cinematico. Immagina con 120, con questo telefono, puoi fare dei video cinematografico molto molto facile e portabile, portatile con questo telefono. E abbiamo provato a fare delle foto, questo è sotto la luce notturna, vedete, è abbastanza chiaro, ma ovviamente essendo notte, in modalità notte, c'è un po' di sfocamento in alcune parti, però forse perché l'ho tenuto un po' male, l'abbiamo tenuto un po' male, però se tu fai le foto con le mani ferme, esce abbastanza bene. Ecco. E adesso vediamo altre caratteristiche di questo telefono. Proviamo ad installare un gioco. Quindi proviamo a installare un gioco. Andiamo qua. Già che sì, avevo cercato dei giochi. Installiamo questo per provare. Ecco. E mentre sta installando, andiamo a vedere altre caratteristiche. Sì. Abbastanza. Ma avevo installato un gioco prima e era abbastanza veloce, ma adesso. Sì, forse dipende dal wifi. Comunque il sistema è abbastanza veloce e questa è la modalità multitasking, quindi facciamo così e schiacciamo quella lì per poter usare multitasking. Quindi mentre qua sta installando, apriamo il gioco, qua magari possiamo, qua è uscito il gioco, qua magari possiamo andare a cercare, a non so, a usare il telefono. Quindi proviamo a guardare un, non lo so, a guardare un video mentre stiamo giocando. No, sto. No, 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 sono Magari qua. non ti mangi. Bibi Giorno. Non sta da me. Chiamagolo Bibi Giorno. È arrivata mia madre. E comunque, andiamo a vedere il mio canale. Andiamo a mettere un video mentre stiamo Non provando il sta da telefono. me. Mettiamo questo per avere una giusta musica. Prima di vedere il gioco, andiamo, già che ci siamo, andiamo a vedere il volume o l'altoparlante di questo telefono. Come vedete. Proviamo a mettere più alto, perché la tendenza di questi altoparlanti è che perdono la